Sono in 20 atleti a disputarsi la vittoria nel Memorial Marco Pantani Gran Premio Sidermec, gara organizzata dal GS Emilia di patron Adriano Amici e inserita nella Challenge Emilia Romagna Trofeo Beghelli. Al termine di una fuga nata una sessantina chilometri dal termine, è il lungo viale Carducci sul lungomare di Cesenatico a decidere il vincitore di questa corsa. Volata perfetta per Francesco Gavazzi dell'Androni Giocattoli Sidermec, che trionfa di fronte a Matteo Busato e Paolo Totò. Per il portacolori dell'Androni Giocattoli Sidermec si tratta del secondo successo stagionale. È stata una grande giornata per l'Androni, perché abbiamo creato la fuga in salita grazie a Torres e Pellizzotti, e poi hanno tirato dritto e hanno tirato per 50 km. Sapevo di essere il più veloce, ho aspettato il momento perfetto per uscire, quindi è andato tutto alla grande. Una vittoria in casa di Pino Buda è una vittoria che vale il doppio. Sì, sicuramente io e la squadra abbiamo fatto un grande regalo a Pino, che è un grande sponsor, un grande appassionato. E ci sostiene anche nei momenti difficili, quindi questa vittoria va sicuramente dedicata anche a lui. Francesco, non dimentichiamo che si corre nel ricordo di Marco Pantani. Sì, Marco è, diciamo, è il sogno, il mito per tutti i ciclisti, credo, soprattutto gli italiani, quindi è sempre una bella emozione vincere questa corsa.